Appuntamento da non fallire, queste sono le partite da vincere ogni... Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Si schierano col 3-5-2, centrocampo dunque particolarmente folto, fondamentale il contributo dei due esterni nelle due fasi. Modulo adottato da parecchie squadre ultimamente, Pier, capace di garantire solidità in mezzo al campo, ma anche i due esterni all'occorrenza possono abbassarsi per dare una mano in difesa. Ecco l'11 titolare del Milan. Si schierano in campo con il più classico dei moduli, 4-4-2, le linee da 4 per difesa e centrocampo e due punte che dovranno essere brave a reggere il peso dell'attacco. Sistema equilibrato, capace di fornire un'adeguata copertura in ogni zona del campo, ma senza mai rinunciare a offendere. Ci siamo, possiamo cominciare. Si gioca per la norma del vantaggio. Prova il blitz in avanti. Legge bene questa situazione, fa svanire l'attacco. Sarà calcio di punizione per il Milan. Palla sulla barriera. Fallo laterale per il Milan. Krunic. Rebic. Tenta il tiro. Respinta col corpo. Occhio al pallone in mezzo. Sventa il pericolo. Perdono un pallone pericolosissimo qui. Intervento decisivo e palla gol che sfuma. Muriel. A metri per avanzare. Milan che ha segnato più di tutte fin qui in campionato e questa non è una buona notizia sulla carta per i difensori avversari. Oggi gli ospiti rischiano di farci divertire, Pier?
Secondo le statistiche sono la squadra che segna di più e la difesa avversaria è avvisata. Ibra, prova! Palla in out, sarà rimessa dal fondo. Grande calcio targato di Esports, come vedete non si ferma, in programma un'altra sfida pronta a tenervi incollati alla poltrona. Due squadre che giocano un calcio propositivo, preferiscono attaccare piuttosto che difendersi. Lo spettacolo dovrebbe essere assicurato. Il Milan vuole bissare la bella prestazione dell'ultimo match vinto contro l'Hellas. Come finirà stavolta secondo te? Davanti alla loro gente hanno vinto 2-0. Attenzione, qui Pierson in area. Intervento del portiere che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. La tocca corta. Capisce tutto e ferma l'azione. Atebuer. Il signor Federico De Toppe è atteso dalla moglie all'uscita dello stadio. Ripeto, il signor Federico Muriel. C'è stato un gol nella sfida della Fiorentina, colleghiamoci subito. Prima rete della partita per la Fiorentina. Il serbo Luka Jovic è il marcatore. L'ha colpita al volo spedendo la sfera alle spalle del portiere. Si sblocca dunque il match. 1-0, 34 i minuti sul cronometro. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Atebuer. Boga. Gran palla a scavalcare la difesa. Provvidenziale l'uscita del portiere qui. Il Milan vuole il dominio del gioco, come confermano i dati sul possesso. Ma i numeri non dicono tutto e infatti non stanno creando particolari pericoli dalle parti dell'area avversaria. Devono sfruttare meglio... Colpisce la traversa, non è finita! Intervento prezioso di Florenzi. Finisce il primo tempo col Milan fino a questo momento fermato sul risultato di parità. Io mi aspettavo qualcosa di più da loro. Sono stati meno pericolosi del solito in avanti e infatti finora ne è uscito uno 0-0 che stride se pensi al potenziale offensivo di questa squadra. Davvero non una giornata memorabile fin qui per il miglior attacco del campionato. Primo pallone della ripresa per il Milan. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Prova la botta. Nessun problema qui per il portiere. Lo spettacolo del grande calcio non finisce mai su EATV. Ecco il prossimo match che potrete seguire come sempre insieme a noi. Amici, non perdetevi questo appuntamento perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle. Vi do la mia parola. Possesso gestito male. I compagni si fanno vedere. Ibrahimovic. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Che errore! Il portiere qui deve ringraziarlo. Che gol si è mangiato. Pier, ma i tifosi qui in tribuna stavano già per esultare. Mi chiedono la linea perché è cambiato qualcosa nel match del Lecce. Sentiamo. Seconda rete della partita per il Lecce. Punteggio che ora è sul 2-1 quando siamo al... Sessantacinquesimo. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Sostituzione del Milan. Palla in area di rigore. Spazza via.
Conclusione intercettata. Palla recuperata, attenzione. Muriel. Ecco il tiro. Possono sfruttare questo corner per trovare il vantaggio. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Portiere che si esalta su questa deviazione aerea. Coefficiente di difficoltà per questa parata elevatissimo. Grande intervento. Stanno creando parecchio, guarda quanta pressione mettono gli avversari. I tifosi avvertono il momento positivo e si stringono intorno alla loro squadra per far sentire tutto il loro calore. C'è un cambio dunque. Kier. C'è stato un gol nella sfida della Fiorentina, colleghiamoci subito. Terzo gol per la Fiorentina. Risultato che li vede avanti 3-1 a 10 dal novantesimo. Grazie. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Interviene e allontana prima che sia troppo tardi. Ci sarà un cambio. La tocca vicino verso il compagno. Palla respinta. Provano a inaridire le fonti di gioco avversarie. Ancora 2 minuti da giocare. Devono spezzare gli indugi se vogliono provare a vincere questo match. Mbappé. Mbappé! Sceglie bene il tempo e recupera palla. Cala il sipario sul match col Milan che viene fermato sul pari. Risultato che non soddisfa in pieno i tifosi rossoneri che oggi volevano la vittoria. Risultato sorprendente, soprattutto nella forma, Pier. Gli attaccanti non hanno mai collaborato tra loro e oggi non sono stati all'altezza della loro fama. Si spiega così questo 0-0.